Bene, da ieri abbiamo un po' più di libertà. Abbiamo cominciato a fare qualche viaggetto nei paesi vicini, siamo andati a visitare i nostri parenti. Comincia la vita, ricominciamo a vivere. E intanto in questi giorni si comincia a parlare di scuola. Quando si tornerà fra i banchi? Come si tornerà fra i banchi? Quali saranno le forme organizzative migliori? Bene, su questo argomento, sul ritorno a scuola, stanno parlando tutti. Parla soprattutto la ministra Azzolina, ma parlano anche gli avversari della ministra Azzolina, di qua si propone, di là si distrugge. In particolare i sindacati distruggono tutto, non hanno nessuna proposta, si limitano soltanto a demolire le proposte che vengono dal Palazzo della Minerva. Ma io mi chiedo, chi ha diritto di parlare? Perché in questo momento stanno parlando tutti. Noi cittadini, noi uomini di scuola, uomini che hanno vissuto nella scuola, ecco, tutti stiamo ascoltando. La democrazia sembra sospesa, è sospeso il pensiero, il pensare. Noi dobbiamo soltanto ascoltare ed eseguire gli ordini. E allora ecco, la ministra Solina ha voluto fare una proposta, ovviamente una proposta perfetta, una proposta fondata su basi scientifiche, e allora si è rivolta al Politecnico di Torino. E il Politecnico di Torino, novello Cristoforo Colombo, ha riscoperto l'America. E cioè si deve tornare a scuola, però rispettando le distanze fra le persone e quindi riducendo il numero di alunni per classe, coprendo con le mascherine la bocca e il naso dei nostri alunni, delle cose che tutto sommato sapevamo tutti. Ma la ministra Azzolina ha lavorato ovviamente su questi dati molto importanti, dati scientifici, e ha detto bene, si torni a scuola, alternando la didattica a distanza con la didattica in presenza e facendo ricorso a tutte le altre modalità e tecniche di insegnamento, fra l'altro anche la didattica all'aperto, ovviamente quando non piove o quando non tira vento o quando non cade la neve, ovviamente, no? Perché altrimenti noi passeremmo da un virus all'altro. Bene, questa proposta della Azzolina naturalmente è stata demolita dai sindacati ed è stata attaccata dalle opposizioni al governo, ma è stata criticata anche all'interno dell'opposizione. Bene, noi uomini di scuola abbiamo diritto di parola? Non mi risulta che sia stata abolita l'autonomia scolastica, non mi risulta che siano stati eliminati gli organi collegiali, in particolare i consigli di istituto. In particolare, non credo che sia stato eliminato il decreto 275 che attribuisce all'esclusiva competenza degli organi scolastici, dei collegi e dei docenti, la facoltà di organizzare l'attività didattica secondo criteri, secondo metodi e attingendo a principi pedagogici che risultino appunto condivisi e accettati. Ma ripeto, il personale della scuola in questo momento pare non abbia parola. Bene, io invece da qualche giorno mi pongo alcuni interrogativi. Anzitutto sostengo con forza che bisogna necessariamente tornare fra i banchi. E mi chiedo perché? Perché la scuola al di fuori delle aule non dà alcun risultato efficace? Perché l'insegnamento a distanza può avere la sua importanza, ma sicuramente non per la scuola dell'infanzia. Diciamo che i nostri bambini dai 3 ai 6 anni stanno perdendo dei mesi di scuola, dei mesi di educazione, di esperienza educativa. Diciamo ancora che la didattica a distanza, anche per la scuola elementare, non può esaurire l'intervento educativo
e formativo e nemmeno per la scuola media. Probabilmente la didattica a distanza può avere una certa efficacia nelle scuole secondarie e superiori. Non starò qui a parlare dei problemi che crea, degli impegni particolari per gli insegnanti, perché sono dietro gli occhi di tutti, per le fatiche, per i problemi dei genitori, per le disuguaglianze che crea. Sono cose che hanno detto tutti, quindi non vale la pena ripetere. Diciamo che bisogna tornare necessariamente nelle aule scolastiche a fare lezione come Dio comanda, come siamo abituati a fare. Quando dovremo tornare? Bene, a questa domanda sicuramente deve rispondere il ministro, anche perché alle spalle del ministro ci sono virologi, epidemiologi, scienziati, luminari, mamma santissima, eccetera, eccetera. C'è tutta una pletora di esperti che può consigliarla al meglio. Noi, da questa parte, noi utenti della scuola, noi operatori scolastici, noi ex operatori scolastici, noi innamorati della scuola, possiamo attendere soltanto questo. Ma quando si parla di come organizzare la scuola, scusate, la competenza esclusiva deve essere lasciata ai docenti, deve essere lasciata ai dirigenti, deve essere lasciata ai collaboratori del dirigente scolastico, alle unità scolastiche, nel rispetto pieno delle leggi dell'autonomia, nelle leggi della scuola che noi tutti ben conosciamo. E allora, quali sono le competenze degli altri? Bene, se il Presidente del Consiglio, se la Ministra, i governatori regionali, i sindaci amano parlare, la logorrea in questo momento è il male più diffuso fra queste persone, in questo campo debbono soltanto limitarsi a secondare le azioni della scuola, le attività della scuola, cioè fornire le risorse. E allora va capovolto il sistema. Non dal vertice alle periferie, non dagli insegnamenti all'ascolto, non dai diktat all'obbedisco. Da parte del ministro, dei governatori e dei sindaci ci deve essere la richiesta alle scuole di cosa avete bisogno, cosa possiamo fare noi perché la scuola possa partire il più presto possibile, diciamo a settembre, secondo la didattica da tutti apprezzata, l'unica didattica utile. Che cosa deve fare il ministro? Il ministro comprenda che la scuola in questo momento è stata un'eroina fra altri eroi, come i medici e gli infermieri. Ha assicurato la continuità della didattica pur nell'assenza del minimo degli strumenti perché potesse funzionare la didattica a distanza. Mancava la formazione, perché il Ministero ha promosso tutte le esperienze di formazione tranne che quelle utili, e quantomeno tranne che quelle utili al momento. Si è parlato di tante cose nelle scuole, non si è mai affrontato un discorso che prima o poi si sarebbe dovuto affrontare, perché con il moltiplicarsi dei computer, con l'affinarsi del messaggio digitale, delle competenze digitali, con la divulgazione dei mezzi tecnologici legati al computer, si sarebbe necessariamente dovuto parlare di didattica a distanza, attenzione, come parallela, come sussidio della didattica ordinaria, perché vedete, attraverso la didattica a distanza non si possono assicurare quei criteri, quei principi metodologici da tanto tempo apprezzati dal Brunner, dal Popper in poi, e cioè la discussione, l'osservazione, l'esercizio critico, la creatività, il confronto di idee, lo scambio di idee, l'intervento del docente per chiarire, per illuminare, per recepire i bisogni, il dialogo educativo in presenza
l'unico che può assicurare una istruzione formativa degna di questo nome, alla luce, ecco, della scienza, in questo caso sì, della scienza pedagogica che noi tutti conosciamo. E allora, ecco, da parte del ministro, da parte del governatore, da parte dei sindaci, la domanda alle scuole: di che cosa avete bisogno? Le scuole debbono assicurare gruppi minori di alunni, gruppi di 12-15 alunni per il necessario distanziamento, e debbono assicurare, non so, tutto il materiale per la sicurezza, materiale igienico-sanitario, per la didattica a distanza che accompagna, eccetera. E se noi ben esaminiamo il problema, allora si tratta di assicurare i locali scolastici sufficienti e assicurare le risorse personali necessarie. Vedete, sono competenze del ministro, dei sindaci e dei governatori. Faccio un esempio. A Galatone abbiamo 3 istituzioni scolastiche. 2 istituzioni scolastiche che comprendono dall'infanzia alla primaria alla media, perché sono 2 istituti comprensivi, e un istituto superiore. Bene, bisogna assicurare il numero di 12 alunni, la formazione di gruppi di 12 alunni. E allora probabilmente è necessario dover disporre di un surplus di aule scolastiche. E allora io direi al sindaco: cominciamo a restituire alla scuola tutti i locali scolastici che nel corso degli anni e dei decenni sono stati sottratti alla scuola. Refettori, androni, parti di edificio scolastico, interi edifici scolastici. Perché la scuola, non solo in campo nazionale, ma anche da noi, in ogni dove, in ogni parte d'Italia, è stato il primo bersaglio. La prima a essere vittima di un processo di spoliazione progressivo che l'ha condotta ad avere risorse, strutture scolastiche, aule, in numero estremamente ridotto. Cominciamo a restituire questi locali. Il ministro assicuri il personale necessario, ma se lo faccia dire dai dirigenti scolastici. Una volta assicurate le risorse materiali e le risorse umane, lasciamo campo libero alle scuole. Lasciamo campo libero ai dirigenti, ai membri dello staff che operano a diretto contatto con lui, ai collegi dei docenti, agli organi collegiali, in particolare ai presidenti dei consigli di istituto, che anche loro debbono giocare la loro parte. Questo è il discorso. Ecco, io chiedo che si rifletta su queste cose molto semplici, secondo me anche banali, e vorrei che su questi argomenti si aprisse anche il confronto politico, perché almeno qui, nel paese dove io mi trovo a vivere e nel quale parlo, sembra che i partiti politici abbiano abdicato alla loro funzione di fare proposte, si limitano soltanto a fare le pulci a quello che fa il sindaco. Progetti, politica alta, proposte. In questo caso si parla di scuola e la scuola deve occupare un posto principale nell'agenda di tutti i partiti. Si discuta di questo, ma soprattutto si tenga presente che i problemi dell'organizzazione scolastica attengono alle istituzioni scolastiche, ai dirigenti e ai docenti.